un mostro! Giusto! Ma è durato un'ora e mezza! Hai battuto il record di Renatino, mi sa! Bentornati a tutti voi, io sono Tony e Penza e benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la settima e l'ottava puntata di Ex on the Beach Italia 4, il programma più marcio di sempre. Diamantone, oggi siamo con degli ospiti pazzeschi, un uomo che ha 65 nomi. Quindi, ho i brividi! Faccio entrare il nostro Gian come volete, il Manny! Gian Maria, Gianfranco, sono più persone in una! Gianluca, Giancarlo! È sempre un piacere! Dottore Paolo, avvocati, ce l'abbraccio, un delirio, un casino. Sta per arrivare Sasha Donatelli, che è in ritardo. È partito 10 minuti fa da casa. E abbiamo anche il buon Matteo Diamantone, che è qua con noi. Non sa ne presentare oramai. L'idiozia non ha bisogno di essere presentato. Manny, che hai bisogno? Che fai? Mi sto adagiando. Sto adagiando. Possiamo iniziare? Vi chiedo, ragazzi, 10.000 likes per supportare questo episodio e per arrivare al grande finale. Perché la prossima puntata è il finale. È già finito. Magari ci butteremo tutti nel fosso insieme a Gian Maria. Via! Prevedo un delirio. Vogliamo dire una parola per poter incominciare? Vai, Nenni, vai! Via, partiamo! Sono due! Attenzione! Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti! Come si dice Cartagena? Cartagena. Bravissimo! Ex on the Beach Italia. Siamo tornati in Colombia. Sì! A Tierra Bomba. Un'isola magica nella regione di Boca Chica. Boca Chica. Famosa regione dove hanno fatto... I pompelli. Chi sarà il prossimo? Stronzo! Avete un fosso di voglio buttarmi. Vediamo come sono vestiti male oggi. La stessa camicia, non si è cambiato. Oggi è un uovo alla coppa. Come saranno i pantaloni? Non voglio vederli. Alla fine dell'episodio precedente abbiamo visto che è successo davvero di tutto. Forse anche qualcosa che non sarebbe dovuto mai accadere. Esatto. Quindi direi che è arrivato il momento di andare a vedere cosa è realmente successo in villa, soprattutto tra Camilla e Pistacchione. Camilla ha fatto il casino con Pistacchione, non so se vi ricordate. Sì, mezza Magello, rizza, mezza rissa. Camilla, la tipa di Pistacchione. Camilla? Come chi è Camilla? Ma che programma ha fatto? È arrivato un nuovo ex. Eleonora. Grazie per averci avuto. Non è la lei. Eleonora è lei. È una lei. Okay. Eleonora è Eleonora. Okay. Diamo dei nomi a questa ma lei. Ma Chiara? È la lei. Abbiamo comunque capito un Tutto infatti sembra andare per il meglio per la nuova coppia, ma la gelosia durante un party selvaggio scatena una furiosa crisi che sfocia in un gesto che segnerà il punto del non ritorno. Ok, siamo arrivati al momento in cui c'è la lite folle. Oh. Sei uno stronzo. Ha detto stozzo. Non mi fate più la parola. Comunque ragazzi, è l'alcol questo qua, puramente. Sì, lei non è così. Ha chiuso la porta. Too much. Oh, ehi. Anto, guardami. No, non lo fai, nervoso, vuoi per dire, rispondi, cioè. Non puoi farti trattare così. Vabbè, allora lanciamo una sedia alla gente. Anto. Manny, ma tu te la sei presa con Anto, cazzo? No. Sta no, di pista, ricordami era... Non era verso di lui. Non lo so, non mi ricordo. Metti la mia attenzione, una montagna incazzata si sposta. Porca puttana, sono del mio cazzo per lui. Ma non è vero, si erano già morati molto tempo prima. Aia, piano, meno male che era aperta. La stessa valigia, no, l'altra volta. Ha lasciato un alluce lì. Soprattutto quello che ho fatto per te, non mi tratti così, ok? Non mi tratti così. Ragazzi, vi conoscete da 5 giorni. Aspetta, io voglio parlare. No, ma non adesso. No. Ci voglio parlare? Non mi parlare. Forse è meglio di no. Amore. Come dice D'Annunzio, per dire minchiate è meglio non dire niente. Bravissimo. Piuttosto mi tolgo una cosa. Grazie. E se la tolse poi? D'Annunzio. Perché sei da solo. Non lo sapevi? Come Marilyn Manson. Attenzione. E lui va via? Isola dei famosi. Tu otto e tu endo. Non le eliminate. Voglio.
con i microfoni. Un regista è diventato. Sì. Mettiamolo, non lo so. Vicino a Hitchcock. A Hitchcock. Piange, Pistacchio piange? Piange perché secondo me solo un vero uomo può, può arrivare al pianto. Posso? Possiamo? Bravo. Cioè non volevo arrivare a questo. Camilla già sa che andrà via. E adesso gattolo tutti? No. No, scherzo. I tabli del terrone sta suonando. Camilla, a X on the Beach ci sono dei limiti. E tu li hai superati. Abbandona immediatamente la villa. Oh! Mi dispiace perché era una bellissima coppia e c'era dell'amore vero. Però MTV, X on the Beach, le regole sono ferre. E vanno rispettate. C'è un limite a tutto. Oh. C'è un'altra frase scontata? Non c'è due senza tre. Un sentimentale. Ma cosa c'è? Ma come? Dottore? Ti ho salutato. Non si salutano? No, prego. Ah, ah no, brutto così. Lui è stato uomo. Sì. Tu devi essere donna fino in fondo. Il saluto non si nega a nessuno, secondo me. Bravi. Sentiamo già cosa. Sentiamo già. Niente. Un genio. Io mi spiace. Posso dire la cosa? Non ha reagito malissimo, Camilla. No, sono escluso da un programma. Ed è notte, come prima. Ed è notte, è sempre notte. Attenzione, Jasmine e Simone Simoni. Simone Simoni è la seconda. E lui fuma le sigarette, cos'è? C'ha le Marlboro in mano. Gli spegnevano le luci così come gli animali. No, la linea era saltata, spesso volentieri saltava. Ah, ok. Invitiamo a quindi Camilla in questo momento dove cazzo è? Camilla è al buco. Manny, ma dove hai vissuto? E indovina cos'è adesso? È giorno! Adesso ne vince una nuova giornata. Vediamo. Sì, Camilla, benvenuto, benvenuto. Bellissimi, momenti bellissimi che finiranno con come questa tu? Macchia, questa macchia nera sul... Camilla. Come sul... No, pensavo andassimo macchina a scocciare. Problema. Chiedo scudo. Ogni angolo della villa per Pistacchione è un tuffo nei ricordi con Camilla. E tutto bene quel che finisce col bene. E per tutti è in arrivo una comunicazione del tablet del terrore. Vi una donna dentro una donna? Valentina, Matteo e Alessandra, andate in spiaggia e in arrivo un nuovo ex. Ecco il Manny che balla perché sta arrivando un'altra ex. A me tutte le volte che entra qualcuno piace da matti la situazione perché si crea di nuovo un po' di circo, possiamo... Ecco, Sasha X on the Beach. Provo niente, non ti trovo qualche giusto d'ora che ci me lo... Dai, i ragazzi vanno in spiaggia. Oh! Potrei privare una mia ex e uscire con Matteo. Oppure uscire anche con l'Ale. Perché alla fine è bisex. È un casino qua comunque, sono tutti bisex. Cose, uomini, donne. Però l'importante è... L'importante è non perdere il filo. Che problema è? Oppure arrivare un ex di Matteo, bisex, che esce con me o con l'Ale. Cioè può succedere qualsiasi cosa. Oppure potrebbe arrivare uno psicologo per tutti, che non è male anche. Raga, facciamo un brindisi. Quando mai? Sono solo le 10. Chi è? La sciossa dell'amor? Ah! Oddio! Chi è? Un colombiano? Attenzione! Alessia, 12, io direi a questo punto, visto che è entrata nell'isola della perdizione, facciamo entrare nel nuovo studio della perversione. Sì, ma la metti a curma nel frattempo. Te la metto a curma, certo. Sì. Colpo di scena, olè! La superale, oddio, attenzione, già così è nata. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Come sta? Si abbracciano gli ospiti. Benvenuta, sei appena entrata nello show. Sì. Abbasso, stai che dobbiamo tornare qua. Allora, andiamo avanti. Tu sei Alessia. Sì. Meno male. Grazie. Allora, no, lo chiedo per gli amici a casa. Vieni da Torino? No. È lei. Sono Alessia, ho 25 anni, vengo da Torino e sono l'ex di Blondie. Sei l'ex di Blondie? Attenzione, quindi tu? Tu? Sono un artista, mi piace la musica, ballare, tutto quello che mi rende una star. Sei come me. Voglio la musica però, mentre faccio... Attenzione! Aspetta, voto. Alla spiaggia? Alla spiaggia, spiaggia bene. Proviamo a scoprirla. Scopriamola. No, scopriamola. No, ti vogliamo scoprire. Spattimi forte come sbatti le porte, soprattutto. Spattimi forte come sbatti le porte.
giochiamoci l'applauso perché è doveroso. Questa menzione l'ha fatta a Cambridge, se non mi sbaglio, c'è stata la lezione sulle porte. Dove hai preso il Nobel? Non si può dire. Non si può. No, no, non volevo. Io e Blondie abbiamo sempre avuto un legame unico e io le sono stata molto vicino durante il suo periodo di transizione. Tanto il legame era grosso così. No, raga, ha detto una cosa bellissima. Una cosa a te, ha detto, è stato vicino durante il periodo della sua transizione. Sono un cretino. Però poi ci siamo resi conto che avevamo una passione grande in comune. No, scusate! No, ha detto che ha una passione grande il quindi vedete no. Che io alla fine c'ho sempre ragione. Scusa, dottoressa, non che stiamo dando il giusto peso. Silenzio, voglio ascoltare la Divina Commedia. Prima di... Passione grande in comune. Ma sì! Oddio! Mi sono emozionato, ma come hai detto bene? Io non sono volgare, è venuto un batticuore. Io comunque specifico che sono qua per fare il bordello. Ciao amore, se la stai... Stanno facendo l'amore sulla spiaggia. Siamo... Noi ci amiamo, non è stare mai c'è finito. C'è stato qualcosa sì, importante. C'è stato comunque qualcosa in passato, però tra me e lei non è mai finito il bene. Gianmarco, come stai? Bene, perché stavo a vedere... Ti pare? Oddio, oddio, raga. Con chi uscirà la nostra Miss 12? Alessia, benvenuta a Ex on the Beach. Abbiamo preparato per te un appuntamento a due davvero speciale. Matteo e Valentina, a te la scelta. Le ride di perché qua... Sofia. Esatto! Allora, ho detto, visto? Laddove il p*** è geloso e invidiosa. In che senso? Non vuol dire niente, ragazzi. Allora, sinceramente vorrei uscire con Valentina. Valentina, ha detto. Sei geloso, mo? Ma va, ma fate tutto quello che potete fare. E vai! Lasciate la morte. Già ubriaca Marcia. Povero Matteo. Caricato. Tutti, pure il cameraman. Sì, ho dovuto comprare la pila del giorno dopo a una della redazione. A uno a maschio. E al rientro in villa, Matteo ed Eleonora sembra abbiano qualcosa da dirsi. Che pensi, Raine, che sta uscendo questi giorni? Parla di se stessa in terza persona. Come il Manny. Penso che siano i giorni più intensi della storia. La storia! Veramente, veramente. Sembra essere nato qualcosa che va ben oltre la semplice passione. Ed è maschio quello che è nato. Ma è quello che è nato. Nel frattempo, dall'altra parte dell'isola, Valentina e Alessia iniziano a conoscersi in un modo particolare. Ecco perché sei entrata così sporca. Cosa hai pensato appena sono uscita dall'acqua? Che figo. Fischietta. Facciamo un incastro lento, pesante. Vai. Come ci incastriamo, aspettiamo. Questo piace molto agli spettatori. Metterò like adesso. Se non l'avete fatto, mettete like sotto questo video. Sì, mi piace molto. Anche tu. Scrivete nei commenti. Anche io. Mi sto bacio. Sono passati 46 secondi. Cioè, sei entrato un minuto dall'entrata. Fa. Gianmarco! grazie, Gian. È stato... Una calda. Fa caldo. Io sto vivendo dell'emozione che ho già vissuto. Se hai bisogno per pulirti. Devo andare un attimo. Tra Valentina e Alessia è nato un feeling dal primo istante. Ma avranno modo di approfondire la loro conoscenza. E l'altro giorno, no, sempre lo stesso, rientrano in villa. Ma Sasha non si vede in tutto ciò. Sasha è ancora in giro, terminato. Starà operando. Pablo Escobar. Come stai? Ah, attenzione, così si conferma il fatto che eri carico di prima di sì. Come che ti chiami? Sono Marcia, Alessia. Marcia, mi chiamo Marcia. Il mio nome d'arte è 12. Perché 12, cara? Perché ne sta a prendere 12 insieme. Oh! Che skills, incredibile! Come tutte le principesse di Oxford. 12 di blondi. Che cazzo fa? Ti toglie i calli. Si lecca le dita dei piedi. Ma è una bambina nel vetro, raga. Scusa, c'è una bambina. No. Hai 13 anni, ma come fate a entrare nel programma? Scusa. Adesso sono molto sicura di quello che sono. All'inizio dovevo un po' trovare una mia strada, capire anche come volevo essere. E lei in questo mi ha sempre aiutato tantissimo. È un messaggio che noi ci sentiamo in dovere di mandare, sono serio. Valentina con questa frase ha voluto dire: sentitevi liberi di essere ciò che volete essere. Bravo! Aspetta, Valentina. Ma cosa stiamo guardando?
Ci hai detto una cosa bella su Alessandro. Non è la Valentina Blondi. Per una volta un concorrente di Ex on the Beach è davvero entusiasta per l'ingresso di un ex. Vediamo, c'è una tavola rotonda. Nel momento in cui io e lui ci siamo riavvicinati, tu ti sei distaccato da lui. Mi distacco da lui per la tua presenza, che per me è insignificante. Secondo te due persone come noi si distaccano per una come te? No, aspetta. È che io sono venuto qua dentro per divertirmi, ma a mio modo. Preferisco mettere in mostra la mia persona che il mio uccello. Posso farti una contraddizione? Non ce l'avevo con Eleonora. Cioè, io ho visto il tuo uccello, eppure non l'hai dato a nessuno. No, andavo in giro la mattina così fuori, tranquilli. Quindi va a mostrare avevo il uccello. La situazione diventerà ancora più tesa e sarà tutta colpa del tablet del terrone. Succederà quello che abbiamo visto. Vediamo. Raga, deve leggere Ale. Pronto? Manuel, Martina e Andrea. Per uno di voi questa notte sarà l'ultima. No. Brutta. Ma vivitela sempre con il sorriso. È una frase molto ad effetto, però chi voglia capire, capisca. Bravo, questo sì che è l'italiano che cerchiamo. No, scusi, dottore. Sorge il sole. Sorge il sole a Cartagena. E i concorrenti vengono svegliati al ritmo di reggaeton. Sì! Brava, ufficiale brava. Di YouTube Italia. Oddio! E fu così che Diamante divenne padre. Per Jasmine e Simone il risveglio è però decisamente più interessante. Simone è stata una mattina inaspettata. Suoni dell'amore, suoni dell'amore. Devo sentire un attimino l'audio, per favore. Suoni dell'amore, suoni dell'amore, suoni dell'amore. Bene, ci voleva. Raga, è tipo come bere un caffè la mattina. Suoni dell'amore, suoni dell'amore. Sarà durato molto di più, spero. Non lo so. Taglio o inganna, però, dottore. Lasciamo il beneficio del dubbio. Ed è arrivato il momento di scoprire chi tra Martina, Manuel e Andrea dovrà abbandonare la villa di Ex on the Beach. Eliminazione, ragazzi. Attenzione. Martina, saluta i tuoi compagni e lascia per sempre la villa di Ex on the Beach. Che Martina? Vabbè, Martina, ragazzi, devo dire... Cosa? Io comunque ho fatto un massaggio per la canca Martina. C'è un particolare. Lei ha fatto una stimolazione, mi diceva? Sì, alla pancia di Martina perché non riusciva a fare la cacca. Ah, per aiutare quindi la defecazione. Grazie mille. Sto per vomitare. Mi raccomando, insegna al prossimo ad essere quieta come te. Io voglio bene a Martina, ce l'ho conosciuta. Aiuto, questo non c'era nella scorsa puntata. Sono tutti convinti che stia per arrivare un nuovo ex. Ma il tablet del terrore è sempre pronto a stupire tutti. Me per primo. Pronti a giocare a rompipalle? No. Il gioco è semplicissimo. Lo scopo è scoppiare i palloncini nel minor tempo possibile. Non potrete usare le mani o i piedi, ma solo i movimenti del bacino. La squadra che impiegherà meno tempo a scoppiare tutti i palloncini vincerà un'indimenticabile serata a Cartagena. Nessuno ha capito il gioco. Hanno detto serata e tutti... Ma... Io direi... La squadra Pepe, la squadra fastidiosa che gli piace un po', eh? Contro la squadra... Sempre frasi a metà. Ok, ora vi giocate il tutto per tutto. E come ogni stagione di Ex on the Beach, i ragazzi vengono divisi in due squadre e partirà un grande gioco. C'è chi nasce per vincere dei premi Nobel. E non siete voi. E lo sappiamo. Siete pronti? No, nessuno è pronto a vedere questo scempio. Io ho avuto male per 3 giorni all'osso sacro. Qual è l'osso sacro? Questo. Mazza, ormai tutti i fisioterapisti qua. Vediamo. Palle. Si tratta di palle qua. Sì. Parliamo di palle. Dottore, mi dica. Dottore. Si mette di fianco a 12. Tu cerca di capire quel cazzo che c'è. Ciao. Porca miseria. Giamma. Adesso è veramente Colombia, ragazzi. Esatto. È arrivato il momento. Per questo episodio non sarò una semplice e umile voce fuori campo, ma sarò la voce che decreterà la squadra vincitrice. Vediamo chi ha vinto. Voce. Il team che ha impiegato il minor tempo è quello dei chierichetti. Chi vince va a... No, è che si
Vanno a Cartagena. La squadra dei chierichetti ha vinto la prova. La solita barca dei turisti. I turisti vanno. Simone Simone dice dove cazzo sono finito. No, dai così. Da come canto, me gusta, me gusta. Due giorni prima botte di prostituta, oggi si rimuove. In villa però regna la noia. Diciamo che gli mettono due api anima alla serata di quelli là che ballano. Uomini, ballerini. Il team dei chierichetti sta arrivando a Cartagena. Ok, vediamo. Leonora, vedi un palo già. Il divertimento dilaga tra le vie di Cartagena. Lo stesso però non possiamo dire di coloro che sono rimasti in villa. Entrano due donne. Due donne sospette. Perché voi sapete che noi siamo l'anima di questa casa, ok? E non ci merita molto ciò. O meglio, stamattina. Fai così schifo, Gianmarco. Comunque questo era il lavoro di chierichetti. Corso di cucito per i ragazzi. Guarda. Ah, la tecnica dell'uncinetto è che infili, poi c'è sta tipo un perno, giri e li butti dentro. La prossima prova dell'alcol test sarà la gara di cucinetto. Ti fermeranno i carabinieri. Faccio una sciarpa in casa. Le sorprese di Ex on the Beach non sono di certo finite per il team dei vincitori. Per loro la serata è appena iniziata. Ed entrano ragazzi nella chiesa accanto. Il peggior bar dei Caracas. Sesca raga, poi sono tutti... È bella. Questo non sarà che cosa cazzo dicevo. Cos'è il genere? Ah, entrano come se non fosse Italia's Got Talent. Bellissimo. Tutto bello per lui. Ah, tequila, sale e limone. Al cuore! È successo! Che cazzo di brindisi? E all'anima! È diventata Leonora! La notte più fantastica. Ci stiamo divertendo come non mai. Ciao. Ma Leonora è ovunque, la sua bocca la trovo a destra e a sinistra. Dov'è Leonora? La bocca più conosciuta d'Italia. C'è. Limoni con tutto. C'è tanto trasporto in generale. Si gira e limona il cantante della sala. Sì, si potrebbe essere. Sono a Gallipoli vecchia, tra l'altro, sì, in quadratura. Si vede. Non sai, ma da chi torni a fine serata? Oh no. Raga, ma non si può scuotere nei locali, glielo dite? Ma Matteo ce l'ha fatta. È riuscito a trovare i termini perfetti per descrivere i propri sentimenti. E io per me le... Sì. Mentre in città si balla, sull'isola si sta seduti e fermi. Ah, ecco, e Manny, ragazzi. Io guardavo bene, ero concentrato, ma con l'alcol io vedevo sei fili e ne avevo uno. Si è addormentato. Sta dormendo su se stesso. Anche le cose belle hanno una fine ed è il momento di far rientro in villa. Sono tornati ubriachi? Ci siamo detti fuori da qua perché ci siamo lasciati e qua sembra che vuole far fidanzato. Io sono fuori di testa, io sto andando fuori di testa. Cazzata? Ma fino al secondo fase limonavano tutti. Sto scoprendo tanti lati di me, tante cose e non voglio farmi pensare che tu sei qui. Lui vorrebbe fare conoscenza, sperimentare, ma c'ha il suo ex. Ma ha limonato tutti prima. Esatto. Quando è sobri è diverso. Tu non dare consigli, non puoi dare consigli, sei ubriaca. Cala l'ennesima notte in Colombia. Matteo ed Eleonora ormai sembrano inseparabili. Ma sono fidanzati. Manuel e Vanessa sono sempre più vicini, ma sembra che non abbiano il coraggio di andare oltre. Niente cazzo. Lontano da occhi indiscreti. Sembra stia nascendo una nuova coppia. Alessia con... Quella di Gianmarco e Alessia. Gian Maria! Gian Michele! All'appello però manca qualcuno. Suoni dell'amore, suoni dell'amore, suoni dell'amore. Che cos'è? Valentina e Andrea continuano il loro tira e molla. C'era un movimento così! Flacchiamo Gianni con quest'uomo che sta ridendo in questo momento. Non perdetevi il prossimo episodio perché ci sarà un doppio ingresso di ex dalle conseguenze devastanti. E noi siamo talmente esaltati che abbiamo anche l'ottava puntata. Ce la guardiamo adesso! Adesso! È un colpo di scena incredibile! Ma prima di continuare voglio ricordarvi che tutte le puntate di Ex on the Beach Italia 4 le trovate su Paramount Plus, una montagna di intrattenimento. Ah, e per gli abbonati Sky Cinema Paramount Plus senza costi aggiuntivi. Inoltre seguite Paramount Plus Italia sui social per scoprire tutte le novità e i titoli disponibili. E adesso andiamo avanti con Ex on the Beach Italia 4. Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Bentornati a Ex on the Beach Italia. Da cosa è vestito? Come da acido. Bello. Molto mesciato con Cecilia. Gente che si ama la mattina e si molla la sera. Eliminazione incredibile, colpi di scena degni di un poema. A cosa accadrà? Vediamo. Cioè, stanotte è mancato veramente poco tra me e Ale.
magari ecco, non siamo arrivati fino alla fine, ma qualcosa è successo. Cioè, dopo 15 giorni, pali. No, voglio sentire. Una bella giornata di vacanza. Occhio, non gli metti più le sue. Che ci stai? Dico per lui, ma dopo che ci siamo lasciati, dopo che il sentimento non ci sta, ma voi non capite un cazzo. Ok, devo intervenire. L'avete voluto voi, ricordatevelo. Tavole del terrore, c'era del delirio. Che ha una voce e parla. Valentina, Matteo, Simone, Eleonora, andate in spiaggia e ne arriva un nuovo ex. Un altro ex. Quindi vanno in spiaggia, in notto. Quindi mi sembra. Prendiamo. Attenzione, 9 letti. Vai. Io in qualsiasi situazione sono nato pronto, quindi. Senza paura. Non è un problema. Sì, arriverà secondo me l'ex di Matteo. Si inizia a intravedere qualcosa. È una bionda. È femmina e bionda. Attenzione. È tuo amore. È mia. Incredibile, cavron! Lexi Matteo, era, scopriamola! Sì, così, però noi ginecologi facciamo visite anteriori, non posteriori. Sono Naiki, ho 20 anni, vengo da Milano. L'ho limonata? Come l'ho limonata? Fai avanti un attimo. No! Fai avanti, la frequentazione con Matteo si è interrotta perché comunque andavamo verso l'estate. Detto che la relazione andava verso l'estate, quindi ho raggiunto il momento di chiudere. E di aprire qualcos'altro. Matteo, secondo me, qua dentro ha fatto dei disastri assurdi. Sarà andato con tutte. Lo conosci allora bene. Lo sa. Potrebbe allora essere. Lo sa. Ciao, piacere. È giusto che gli onori di casa li faccia io, visto che sto la regina, lui e Simone. Ecco, un ego riferimento molto accelerato di questa ragazza. Ti aspettavo dal primo giorno, lo giuro. Sta bevendo comunque gin e umiltà, Sì, 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 sì. Tra me e Matteo c'è qualcosa. È palese e mi piace metterlo in chiaro. E amore? Che ti aspetti da Matteo? Pensi che abbia fatto qualcosa già in casa, in villa? Sì. Con chi? So già anche con chi. E perché proprio con lei? Oh, grande Simone e Simoni! Ma guarda, com'è meglio che non fai queste cose qua perché tanto perdi. Senti, ma non noti un livido su Matte? Che stronza! Ci sarà stata una sanguisuga attaccata. Incredibile! Che punchline incredibile! Abbiamo preparato per te un appuntamento a due molto divertente. Matteo, Simone, a te la scelta. Io direi di andare su qualche conoscenza nuova. Dai, che spietata! Simone, 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 Simone. E sta cosa è bellissima. È tutto bellissimo per lui. È bellissimo. Non frega niente a lui. Ma le sorprese non sono ancora finite. Doppio, Rita! Doppio! È la mia! Una donna, una donna! È la mia! È uguale a lei! Chi è questa? Scopriamola! Ciao, mi chiamo Paola, vengo da Cremona. Molti mi chiamano la cavalla. Ah, è bello! In queste immagini dice tutto! Al posto del cactus c'è l'abete solitario colombiano. Di certo una così non poteva fare il fantino. Si poteva fare il fantino. Io la Valentina l'ho conosciuta andando a cavallo insieme e non solo quello, ci allenavamo anche la notte. Ho detto allenavamo? Nella ginecologia assistita. Il bello deve ancora iniziare. È un nuovo detto, il bello deve ancora iniziare, al posto del meglio deve ancora venire. Si può parlare di venire così. No. Sei etero, ma sai che anche lei è etero e abbiamo davvero? Abbiamo preparato per te un galoppante appuntamento 2. Matteo ride ma non ha capito. Sulla parola galoppante si è fermato il cervello. Non posso non portarla a Vale, dai. Andranno a cavallo? Andiamo a spiare Simone e Naiche, che mi sembrano essere alle prime domande per conoscersi meglio. Quanti anni hai te? 20. 20? Sì. Ah, sei più piccola anche di me? Sono un po' piccolina. Io sono 2001. Non ci credo. Te lo giuro. E allora facciamo l'amore adesso? Veramente? Cioè, è solo un anno in più di me. Pazzesco! No, aspetta, io ci sto rimanendo perché è impressionante. No, stai scherzando? No, te lo giuro, sono 2001. E raga, è un'età, porca t***a, avanti! Fermati lì! Sono spiazzato. Raga, per favore, un neurone anno, rispettiamolo. Viaggi tanto? Mi piace un sacco, ora voglio prendere un po' il giro. Dai, fare un viaggetto al mese almeno. Sei un sacco interessante. Non è vero, un cazzo! Non ho capito niente! Allora, Simone e Simone, volevi dirci una cosa? Questa signorina tra un secondo vuole fare l'amore con te. Simone e Simone lo sa? Lo sa? Quindi si imbenzina. Accadrà l'impostazione. Ah! Io direi, no, ci spostiamo sì, dai, di là. Andiamo. Beh, bravo, numero uno. Ah, un letto. Cosa hai pensato quando m'hai visto? Ho fatto tre esclamazioni. Vai. Ha detto che patata, che patata, che patata. Dante l'ha detto quando ha visto Beatrice. Esatto, che patata. La stessa cosa. La cosa che mi ha colpito di te
è la postura. Quindi lui è un ortopedico osteopata. Uno dei complimenti più belli che mi abbiano mai fatto. Mi piace il tuo osso sacro. Ragazzi, Simone Simone. Contenta tu. Sì! Sì! E grazie alla postura. Ma tutto bellissimo. Non mi era mai successo che gli ho detto che mi piaceva il suo, le sue ossa, lei mi s***a. Un posto bellissimo, dove mi giro. Sto capendo un cazzo. E torniamo in villa, dove senza alcun motivo i ragazzi sono chiamati a cimentarsi in una focosa lezione di yoga kamatra. Lezione? Chi è lui? Exhalamos por nariz. Salame. Salame? Matteo ride, infatti. Salamos. Salamos. Guarda che ride Gianmaria. Nanni. Andrea mi voleva infilare, è stato strano, E non mi sembrava neanche dispiaciuto. Chiediamo al dottore. Non è una cosa a tutti i giorni. È stato delicato, per fortuna è stato delicato. E se volete vedere il continuo di questa reaction, andate su E ora che la pace interiore è stata ritrovata, vediamo se la tranquillità resiste all'ingresso dei nuovi ex. Manny, stasera sei bisogno per qualche sana motivazione, poi ci pensiamo io e te. Sì, forse Paola, tu avevi la di Vanessa. Ah, tu pastura e lei finisce. Poi è piacere. Ciao, Paola. Gianmarco. Paola. Chiami? Paola. Cosa sta succedendo, raga? Raga, ma perché fanno palestra con i mobili ogni volta? Vediamo se questa apparente tranquillità resiste anche all'ingresso in villa di Naike e Simone. Raga, scoppia un delirio. Non mi voglio voglio festeggiare e voglio prenderla così. Cioè, è impazzita Jasmine. Dai, che piacere. Hai visto? La mano quella da... Lei l'ho vista molto tranquilla, secondo me non ha capito che io sono la sua ex. Se non glielo dici non può capirlo. Mi aspettavo molto meglio, sono sincera. È una bella ragazza. Grazie per fermarti al bacio e andare oltre. Grande Will, il filosofo. Tranquilla, non è che lo vedrai molto il tuo ex tanto. Ma meglio, guarda, l'ho già visto troppo fuori. Non ho capito adesso dove intende mettere le valigie, Naike. Aia! Cioè, ma voi ogni giorno cambiavate per dove stare a dormire? Che Hai bello, eh? Una bellissima immagine. Il vorrei scrivere una poesia. Il senso della vita, sì. Io vorrei vomitare invece. Si fa vedere agguerrita, ma in realtà secondo me è un po' moschetta. Secondo me ne vedremo delle belle. Okay, mamma mia, come sveli tu le cose. Beh, loro sicuramente... È venuto l'hype adesso, le belle. E come se non ci fosse abbastanza tensione, ecco puntuale il tablet del terrore con una notizia sconvolgente. Ci sarà un'eliminazione. Questa sera siete tutti invitati ad uno strepitoso party anni 80. Manuel, Gianmarco e Andrea, purtroppo uno di voi non è in lista e sarà eliminato prima dell'inizio della festa. C'è chi si arrabbia. No! Manny? Ma nessuna cattiva notizia potrà mai fermare la devastante voglia di outfit anni 80 dei nostri eroi. Vediamo, si stanno preparando per questo party che c'è, tranne loro che rischiano. Peace and love. Sempre uguale, il canottiere da sotto giù. Molto poca Hontas. Sobrio, però ha il suo stile. Porca no. Vado, ci siamo tutti, ragazzi? Ci siamo. Occhio, occhio, perché ora è il momento. Ansia. Vai. Manuel, saluta i compagni e abbandona immediatamente la villa di Ex on the Beach. Va via il maestro! No, un applauso sincero al Manny, ragazzi, perché è stato un grande protagonista di questa edizione. I brividi, guarda, i brividi. L'uomo che non ha mai concluso una frase. Che non ha mai concluso non ha concluso un cazzo, grazie dottoressa. E soprattutto... Il baffo. Sei stato veramente grande. Ma ora non ce ne frega più un cazzo! Perché tanto sta qua senza Manny è inutile. Dillo Manny, perché tu sei il Manny numero uno. Manny è stato più del migliore amico mio. Salutiamo il mio amico di Gianmarco. Rimpiazzato da una persona che c'è da 7 giorni. Quello che avete visto, ok, magari delle volte un po' arrogante, lo ammetto. Fa il discorso? Voglio capire dove arriva il nostro scienziato. Esatto. È un momento duro, con calma. Ce la farà a finire una frase. Nella mia vita ho sempre cercato. Mi è capitato. Niente. Cosa? Cosa è capitato? E mentre abbandona la villa con tutto il suo bagaglio di sentimenti, si porta via anche la voglia di fare festa dei nostri eroi. Sei caduto? No! Sì, sono scivolato. Per la prima volta nella storia di Ex on the Beach, un party rischia di fare flop. Cercano di rianimare, ma no, il mood è finito. E la festa sta finendo. Mangiare un altro dog per il gusto di avere qualcosa in bocca. E poi mi metteranno in letto. C'è una sorta di ribellione del cast. Si sono rotti il cast. Ma la fanbase di Manny non è la sola a voler guastare la serata.
anche Naike ha deciso di riprendersi il suo King e niente la fermerà. Aia! Ti posso capire che ti ha fastidio perché tu non mi hai mai visto magari con un'altra. Non mi hai mai visto conciato così. Non ti riesco a prendere sul serio. Non ce la faccio. Ti sei preso da questo? Non lo so, mi sto godendo l'esperienza, sicuramente. Guarda subito te che metti carne al fuoco. Intanto Andrea, il dominatore del nulla. Che schifo. Volker Sex Stranger. Sono salvo, sono carico. Ah, sono salvo, pensavo il nome. I classici movimenti che... Ma, avete visti? Sì. Vabbè, c'è legato le evidenze. Fatto sta che improvvisamente il party anni 80 decolla. Oh! Ha succhiato il... Sì, succhiato di tocco! Ho visto una tonsilla. Sì. I ragazzi ballano, piedi! Che tuo, tra l'altro. Cameraman dietro! Party in pieno stile X on the Beach. Ma non tutti riescono a integrarsi perfettamente in villa. Ma tu mi conosci, lo sai, come sono. Io ti conosco relativamente, non... Certo, questa parrucca è da poco che c'è. Ma non ti ricordi? A me sta rodendo tantissimo il culo. Che lei sta facendo la gattina morta e lui sta al suo gioco. E come disse Clea, dentro ogni gatta morta c'è una... Viva. Oh, ma si stanno baciando, io non ci vedo da lontano. Si sono abbracciati e se lo ho baciati anche. Non lo so. Tanto poi che ora vado da Gianmarco per fare un attimo il... Mi limoni? Da gatta morta poi. Simo, tu che ci vedi da lontano, si sono baciati o se lo abbracciati? Pure no, baciati? Sì, sì. Perché mi vuoi baciare a me? Io mi sono proposto. Ah! E lui ci sta, vabbè. Lei, Simone, come? Simone, cosa gliene frega? Ciao, sono Simone e quell'Onora, sono sincero, mi dispiace di passare come oggetto. Ah, proprio così. Un Simone Simoni in grandissimo spolvero stasera. Bacia meglio di me? No. Ripicca quello. Certo che ripicca. Vediamo che succede perché sono in hype su sta cosa. Ciao! Ciao a tutti, ciao. Vi volevo comunicare che non me la sento di continuare la mia esperienza qui. Ma via così? Capisci pure che mi sta rodando il c***o, 2 ore che stai lì, poi tutti mi dicono guarda, pensavo che un bacio ci fosse stato, mi rode il c***o. Nessun bacio. Ma lei ha limonato con Simone? Invece magari ti ha già baciato qualcuno stasera? Eh? Hai già baciato qualcuno? Sì. Chi? Simone. Però mi sto iniziando a fare girare il c***o. Gianmarco ride, non gliene frega un cazzo. Gianmarco gode. Eccola. Lei è impazzita, eh. Matteo, dimmi cosa è successo. No, niente, è una cosa mia. Allora? Cosa hai fatto? No, niente, è una cosa mia. Gli dà il limone a lei? No, lui è bravo, attenzione, aspetta, magari si ferma. Infatti. No. Direi che è l'immagine perfetta della resa. Se ci fa l'amore. Cosa è successo? Ma no, non ti ricordo. No, me lo puoi dire? No, uno mi ha risposto male, mi sono un attimo alterato, buono. Ma lui che si confida come se fosse la sua migliore amica? Poi. Basta. Occhio! Oh! Sì, lo vede? Lo scettro, l'ha visto? Seguite una scena. Vai a sbroccare, per favore, grazie. C'è del live, Ho i brividi, raga, ho i brividi. Sei pazzo, perché mi hanno detto che ci sei baciato. Lo chiedo a te, vi siete baciati? Vedi, io non ho Ma ascolta! E loro non si ascolta! Esci da qui, per favore! Baby, questa è casa mia! Ma che cazzo tu hai? Ma cazzo stai dicendo? Ma con la figlia! Ma per favore, dai! Mia. Ma povera Non ci siamo baciati, stava litigando. Ora puoi uscire e farti c***o nella tua vita. Brava! Madonna! Tu sei una gran figura di m***a. Io? Sì. Raga, è grave quello che ha fatto Eonora. Sì. Stai instaurando una relazione con vuole avere tutto, vuole avere con tutto Matteo. Sotto controllo, vuole comandare tutto lei. Fai anche te quella che si offende? Sì, mi offendo. Ma se io sto qua, un motivo c'è. È perché mi interessi. Ricordatelo. Fai la scenetta che appena pensi una cosa vai a baciarti uno un altro. Ha ragione Matteo, raga, posso dirmi? Bravo Matteo. Ti dico solo che mi sei scelta. Non ho fatto nulla apposta. Io le ripicche non ho bisogno di farle, ricordatelo. Ma l'hai fatta? Quindi cosa? Non vuoi finire il discorso, se gentilmente mi fai la cortesia di accomodarti fuori. Naike, scacco matto. Good personale, Naike. Però detto, non me lo ricordo, ma non è cagato, non è vero che è colpa di lui. L'hai voluto fare. Ok, no, Matteo raga non ha fatto niente. No. Signore Matteo, io l'avrei limonata la mia ex subito. Io avrei limonato Matteo. Sono avvicinato io e ti ho detto baciami. O ti ho guardato e te boom. E lui ti ha detto, stavo lì, ti ha sentito, ha detto, se no che fare, baci? E tu lo sai che hai fatto questo. No, obiettivamente io sono bello, le ha sbagliate. Esatto, esatto. Mi dispiace tanto in questo momento, non sai quanto mi sta rodendo. Rododendro. Non ci siamo. In stanza tra Matteo e Naike sembra esserci il gelo. Al contrario, la temperatura in piscina è vicina al punto di bollore. Ah!
c'era un bacio ma si è girato. No, 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 no. No, 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 no. Oh, finalmente io Leonora. Aspetta, stai solo. Io ti dico, però io qua me la voglio vivere. Poi si torna. Dai limoni, alle fateci cose. Vedere il delirio. Ok, però adesso bisogna, posso andare di là, ti prego. Vai, Matteo, vai. Voglio riparare, ti prego. E via, si torna nel... Si torna. Attenzione, il tab del terrore. Questa notte la chiosa dell'amor è aperta. I posti disponibili sono due. A voi la scelta. La chiosa dell'amore. Non me guardo Gianmarco. Secondo me Gianmarco va qui. Saranno Matteo ed Eleonora? Per andare a fondo di questo strano sentimento che li lega. O Alessia e Gianmarco. Ciosa? Chi va? Amo, ma te dispiace se io vado una ciosa morgonale? No, amo, se, guardami negli occhi. Se amo, vuoi... ma secondo te non ti sto dicendo... No, amo, però cioè, io sono venuto qua e ti ho detto se vuoi vado, se no non vado. Però scusa, tu sei troppo signore. Troppo educato. Cioè, ti hanno limonato tutti la ex no, e tu però vai a chiedere educato. Lì sei un signore. No, cioè... Oh, ballo oh, Gianmaria! Ciosa dell'amore, attenzione! Arrivo, va nel fosso? Ma come nelle migliori favole, alla fine la verità viene sempre a galla. Matteo ed Eleonora si vogliono fortissimo. Ma chi era? Chi era? Chi era? È la tua ex. Dai e treno, commentate con dai e treno. C'è Andrea. No, no, no. Naike. No, Simone, Simone con Naike. E inizia a baciarlo, ma all'improvviso... Fatti gli affari tuoi. E poi ci sono Alessia e Gianmarco. Ciosa dell'amore. Ciosa dell'amore. Andiamo. Ah, colleghiamoci Beppe Bergomi nella ciosa dell'amore. Quando proprio Fabio e il loro nuovo amore che sboccia e sboccia e sboccia. Attenzione! Madonna! Sboccia, sboccia. Con la mano destra come? Ma quanto sboccia, oh? Oh, oh, oh bella che questa! Giusto. Mi sento di poter dire che abbiamo un nuovo record di durata nella storia di Ex on the Beach Italia. Sì! Ale, un po' di contegno! Un mostro! Giusto! Ci sono bambini! È durato un'ora e mezza! Hai battuto il record di Renatino, mi sa! Ci sono i due... Sì, sì! Giusto, giusto, giusto! Raga, mi tremano... Entriamo, sì! Aspetta! È un amore così forte da scuotere le viscere nel profondo. No! No, gli ha scosso le viscere! No! Le palpitazioni. Abbiamo... In villa abbiamo visto nascere un amore travolgente come un fiume in piena. E la sc***a brutto. Che sc***a brutto. Lascio la parola a Ignazio e Cecilia. Questo finale mi ha fatto arrosire. Ceci. È proprio vero il detto che dice che a terra bomba si mangia, si beve e si... Bomba! E si bomba. Con il cuore in gola posso dire che è finita questa puntata, questa settima, ottava puntata di Ex on the Beach Italia 4 con grandissimi ospiti. La nostra signorina, 12. Abbiamo il nostro Manuel Rossato, giusto? Manny. Detto il Manny. Manny. Poi abbiamo zio Pet, Gianmarco, raga, Gianmarco, Gian Maria, Gian Maria, Gian Maria, Gian Michele, Gian Michele. Matteo Diamante. Sasha Donatelli. Lo vogliamo dire una cosa, ragazzi? Vogliamo un applauso però a Tony. Bravo Tony. Bravo. Ciao. Bravo Tony. Grande Tony. Raga, voglio lanciare un'asta come la gestisce il Tony. Un'asta. Ci vediamo giovedì prossimo con l'ultima puntata, meno male perché sto andando in tachicardia, mi devono operare. E chi non guarda l'ultima puntata non fa niente per anni, è in castità. Ciao, addio, arrivederci. E vomita sul finale. Esatto. Dico, eh. Ciao.